Nuovo appuntamento con la rubrica del lunedì per vedere quello che è successo nel weekend. Cominciamo come sempre con la Volley, rimarcando la bella vittoria del Volley Soverato in quel di Vicenza, che ha portato la squadra del presidente Matozzo al secondo posto in classifica. Sentiamo Pietro Mosella. Arriva un'altra importante vittoria per il Volley Soverato, che nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A2 Girone B si impone in trasferta conquistando l'intera posta in palio. La compagine biancorossa ha infatti espugnato l'ostico campo di Vicenza con il punteggio di 3-1, parziali 29-31, 14-25, 25-20, 20-25. Una prova importante, compagine biancorossa, che con questi tre punti si assesta al secondo posto solitario in classifica dietro la capolista Roma. Una squadra solita si è dimostrata quella di coach Chiappini, che continua a stupire in questa prima parte di stagione. Veniamo quindi al calcio. In attesa del finale di campionato per quanto riguarda il girone di andata, particolarmente nell'eccellenza, perché gli altri gironi, le altre categorie ancora dovranno disputare delle partite anche a gennaio per chiudere la parte dell'andata, dicevamo per l'eccellenza, ricordando appunto che in questa settimana ci saranno le partite di ritorno della Coppa Italia, che poi prevede la finalissima il 23 di dicembre. E appunto, per vedere quello che è successo in tutte le categorie, vediamo il nostro servizio. Salgono a 7 i punti di vantaggio della Gioiese nei confronti della seconda in classifica, la Reggio Mediterranea, fermata anche oggi sul pareggio esterno, questa volta a Gioiosa Ionica, e quindi la squadra di Graziano Nocera si laurea campione d'inverno con 2 giornate di anticipo. Non è stato facile il risultato in quel di Bocale per la capolista, che ha dovuto attendere il 92esimo per vedere il gol di Catania, che ha siglato l'1-0 definitivo e finale. Quindi dicevamo che sono 7 i punti sulla seconda in classifica, e poi seguono a 23 punti, addirittura con altri 3 punti di distacco, le due squadre Promo Sport e Scalea, che oggi se la sono vista nello scontro diretto e che ha visto la Promo Sport vincere con un secco 5-1 proprio sullo Scalea. Ribatte il risultato il Sersale dopo lo svantaggio di Dantraccoli per il Brancaleone. Ci pensano Merante e Scalise a dare la vittoria alla squadra catanzarese, che quantomeno riesce a salire un pochettino in classifica. Adesso è quart'ultimo a 2 punti di distacco dalla Paolano. Per quanto riguarda gli altri risultati, da segnalare il pareggio nell'anticipo di sabato tra Soriano e Gallico Catona, appunto la vittoria per 3-0 della Paolana su Città di Acri e la vittoria per 2-0 del Rende sull'isola Caporizzuto. Alla fine vince anche la Stilo Monasterace con la Morrone per 1-0 con il gol di Rocco Papaleo al 42esimo del primo tempo. Con il pareggio del San Giorgio nell'anticipo di sabato a 5 fronti, 0-0 il risultato finale, l'attenzione degli sportivi su questo campionato di promozione Girone B era rivolto allo scontro tra Palmese e Vigor Lamezia. Hanno vinto nettamente i lamettini per 4-1,
rimontando anche l'1-0 iniziale di Militano. Poi ci hanno pensato De Fazio, Foderaro, Gallo e Bernardi a siglare un secco 4-1 che porta la squadra della Vigor Lamezia in testa alla classifica con un punto di vantaggio adesso appunto proprio sullo San Giorgio e 4 punti di vantaggio sulla Palmese. Per quanto riguarda le altre squadre, possiamo notare che l'Ardore va a pareggiare 1-1 con il Comprensorio Archi, e il Campo Vaticano batte il Melito per 3-0, la Deliese batte il Medicucco 2-1 e negli anticipi di sabato l'Africo ribalta il risultato contro l'Atletico di Maida, che era andato in vantaggio con Maio. La stessa cosa succede per quanto riguarda il 2-1 della Deliese sul Melicucco, che era anch'esso andato in vantaggio con Palermo. La sconfitta dello Sporting Catanzaro Lido in casa contro il Roccella con un gol all'83esimo di Renoso rega la squadra di Alessandro Pisano nelle zone centrali della classifica, facendoli abbandonare momentaneamente, si dice certamente, perché è fuori dalla griglia però playoff per 2 punti nei confronti del Comprensorio Arca. Dicevamo, questa squadra che sta subendo diverse sconfitte in casa pur avendo invece un buon ruolino di marcia nelle partite esterne. La settimana immediatamente successiva ai fatti di Rosarno, che come credo i nostri ascoltatori sapranno si è chiusa con lo 0-3 dato ad entrambe le società, Virtus Rosarno e Real Pizzo, per la rissa che c'è stata domenica scorsa e con ben 7 giocatori della Virtus Rosarno squalificati dalle 3 alle 5-6 giornate. Quindi la settimana successiva vede addirittura 5 squadre nello spazio di 2 punti. Chiaramente non va al di là dello 0-0 in quel di Guardavalle e la Virtus Rosarno probabilmente a ranghi largamente incompleti e quindi anche con il doversi leccare le ferite della scorsa settimana. Va meglio invece alla Real Pizzo, che riesce ad ottenere i 3 punti dovendo giocare con l'ultima della classe, quella Nuova Valle, che ancora non è riuscita a sbloccare la casella 0 dai punti in classifica. Per quanto riguarda le altre squadre, il Borgia vince per 3-0 sul Gasperina e si issa al secondo posto affiancando appunto il Real Pizzo, mentre San Nicola da Crissa e San Calogero seguono a 21 punti. Il San Nicola da Crissa non va al di là del pareggio 0-0 in casa con il Chiaravalle, e il San Calogero Calimera invece è stato in pratica fermato, ha vinto per 3-2, chiedo scusa, con la Rombiolese. Quindi una classifica molto corta che alla decima giornata di campionato, quindi a un terzo di cammino del campionato, dovrà fare i conti con quello che sicuramente è successo domenica scorsa. Non sappiamo come reagirà appunto la Virtus Rosarno, perché proprio dovendo giocare diverse partite ancora senza molti dei suoi titolari. Per il resto delle partite, sempre in prima categoria girone C, ricordiamo il 3-3 del Badolato nell'anticipo con il Martelletto Settigiano e la vittoria del Real Montepaone per 1-0 con il gol all'86esimo di Voci. Per dicevamo appunto del 3-0 del Borgia sul Gasperina con le reti di Pilò, Tazia e Paparazzo al 90esimo, il Real Mileto pareggia 2-2 con l'Academy Girifalco, ribaltando e recuperando l'iniziale vantaggio con Traoré. Poi c'era pensato Domenico Conidi a portare il Girifalco nella ripresa per 2-2 al 86esimo, poi invece Mbappé aveva segnato quindi il gol che poi alla fine è valso il 2-2 finale.
è costretto a fermarsi per il maltempo il comprensorio Corace, quando era in vantaggio per 1-0 al 77esimo, quindi nel secondo tempo, nei confronti della Sersalese, e quindi è dovuta rimanere fermo, però le inseguitrici non ne approfittano. Chiaramente la Sersalese deve recuperare con il comprensorio la partita, se ricordiamo che con le nuove regole ripartiranno dal momento in cui la partita è stata sospesa e non si riparte più dall'inizio come succedeva una volta, mentre il Pianopoli viene sconfitto alle Castella dall'Amatori per 2-1 e quindi resta in terza posizione e non ne approfitta per balzare al primo posto della classifica. Chi ne approfitta invece in questo campionato di seconda categoria nel girone C, quello della delegazione di Catanzaro, è la Maroni, che vincendo per 2-0 con il San Nicola Carvizzi, con le reti di De Vito e di Olivadotti, si porta nelle posizioni alte della classifica, esattamente al quinto posto a 9 punti insieme con Sersalese e Amatori Le Castella. Siamo all'inizio in questo campionato, anche se, come ricordavamo spesso, questo è un campionato molto breve, perché essendo solo 10 le squadre, 18 sono, quindi siamo a un terzo del campionato per alcune, mentre per quelle che devono recuperare siamo ancora in meno. Purtroppo incappa in un'altra sconfitta, questa volta in casa, la terza consecutiva, la Polisportiva Palermiti, che perde anche contro il Petronà, uno scontro che poteva dirsi scontro diretto in quanto erano ultima e penultima. Adesso il Palermiti rimane ultimo in classifica e viene staccato da 4 punti dalle altre squadre, e quindi deve stare attento perché rischia la retrocessione diretta. Posizioni invariate nella terza categoria, segnatamente nel girone C, dove vincono le tre squadre di testa. Marca, che va ad espugnare Girifalco per 1-0, l'Excalibur che vince 2-0 l'incontro casalingo contro il Coringa, e il MAC 3 che batte 3-1 il Cortale. Quindi nulla di cambiato per quanto riguarda la testa della classifica. Per quanto riguarda le altre partite, l'Atletico Ferroreto va a vincere nell'anticipo di sabato 2-0 sul Belvedere, quindi un Belvedere che incappa nella seconda sconfitta consecutiva e quindi si vede allontanare in classifica. Due domeniche fa era a portata di primo posto, adesso si trova al quarto posto a ben 6 punti di distacco dalla capolista Marca. Abbiamo detto delle squadre tutte battute, Girifalco, Coringa e Cortale. Da segnalare invece la vittoria del Maira sul Serra Stretta, un Serra Stretta 2-1 il risultato finale, un Serra Stretta che rimane ultima in classifica insieme al Longobardi, un Longobardi che viene sconfitto a Conflenti per 2-0. Come è successo nella seconda categoria, anche nel girone D di terza la situazione è la stessa, in quanto la capolista Skillation viene fermata dal maltempo, quindi non può ottenere i punti contro il Real Jenò, erano solo 0-0 alla 34esimo tempo, ma non ne approfitta la seconda in classifica, il Life Simile Critic, che si fa battere in casa dal Goodfellas Catanzaro per 3-1. Chi ne approfitta invece è il Città di Soverato, che battendo per 3-1 la Kennedy nell'anticipo di sabato con i gol di Girillo, Pardo e Matozzo di rigore all'87esimo, si porta in seconda posizione, esattamente proprio alle spalle della Skillation, a un punto.
è ancora chiaramente, siamo all'inizio di questo campionato, non sono molte le partite giocate, siamo esattamente soltanto alla quinta per alcune, le altre ne hanno giocato soltanto quattro proprio per via del fatto dell'impraticabilità del campo di alcune partite, quindi un campionato ancora che dovrà dire la sua, e la dice bene la sua lo Staletti, che va a vincere per 3-1 a Catanzaro contro il Grifone con i gol di Agosto, Vatrano e Doria. Poi ci pensa Posca sul rigore a segnare il gol della bandiera per il Grifone. Da segnalare anche la sconfitta interna della Vigoro Catanzaro contro il Real Cropani nell'anticipo di sabato per 3-1. E anche per questa settimana è tutto, noi vi ringraziamo per il gentile ascolto e vi diamo l'appuntamento per il prossimo lunedì.